Il Giro d'Italia Under 23 passerà anche a Piacenza. Il progetto è già avviato e a sostenerlo è il CT della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani. La sua presenza è stata il fiore all'occhiello della serata dedicata al ciclismo organizzata dal Panathlon di Piacenza al Park Hotel. Il nostro territorio ha dunque l'opportunità di entrare a far parte di un circuito che è un vero banco di prova per i futuri campioni della due ruote. Noi come federazione siamo riusciti quest'anno a far ripartire il Giro d'Italia Under 23. L'anno prossimo partirà dalla Romagna e adesso vediamo se riusciamo a fare una tappa anche in Emilia, nella provincia di Piacenza, perché poi andremo in Lombardia, Trentino e Veneto. È una corsa importante, una corsa che è giunta alla 40ª edizione, è una corsa naturalmente per Under 23, per i giovani. Una corsa che negli anni è stata vinta da corridori che poi sono diventati dei campioni come Moser, Battaglin, Pantani, Simoni, Baronchelli. Da 5 anni non si faceva e quest'anno siamo riusciti a riproporla. Ed è una cosa molto importante perché è la corsa più importante per gli Under 23, per i giovani, un banco di prova. La cosa bella è che dei primi 10 della classifica generale, 9 passeranno professionisti nelle World Tour e quindi nelle squadre più importanti. Vuol dire che il livello era decisamente alto e questo sicuramente farà bene al nostro movimento. Il CT ha anche parlato dei prossimi obiettivi, del suo attuale ruolo e del proprio passato. L'obiettivo principale è vincere un campionato del mondo, non è facile perché la concorrenza è molto agguerrita. E quindi il principale obiettivo è quello, anche se essendo coordinatore delle nazionali, di tutte le nazionali, l'importante è seminare bene, l'importante è lavorare con i giovani. Da bambino sognavo di fare il corridore e sono riuscito a passare nell'82, sono riuscito a partecipare a 12 Giri d'Italia, 9 Tour, 9 Mondiali ed è stata la realizzazione di un sogno. Poi sono stato ben contento di rimanere nell'ambiente come commentatore tecnico, sono stato 18 anni in Rai, però quando il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, mi ha chiesto se volevo diventare commissario tecnico, non ci ho pensato 2 secondi e quindi sono tornato in gruppo, non su una bicicletta ma in ammiraglia. E quindi la vita è fatta di cicli, no? E quindi sono ben contento di quello che ho fatto e spero di togliermi soddisfazioni anche in questo mio nuovo ruolo. Noi siamo un po' i depositari, ci permettiamo di dire, di quelli che sono i valori dello sport, che non sono solo quelli della punta dell'iceberg dell'agonismo, ma lo sport è tutto quello che c'è dietro. E Cassani in questo io credo che lo rappresenti molto bene, non solo come ex ciclista e commissario tecnico, ma come uomo di spessore, un amico del Panathlon. Durante la serata è anche arrivato l'annuncio da parte di Giulio Maserati di inserire Piacenza, probabilmente Bobbio, nel Giro d'Italia dilettanti in data 8 o 9 giugno.